Per la penultima giornata di campionato, i giovanissimi nazionali dell'Aprilia ospitano in casa la Lazio, squadra ad alta quota a caccia di punti preziosi per la zona playoff. Spicca una novità sulla panchina degli apriliani, Eugenio De Min subentra a Salvadori, affidandogli così la guida tecnica dei classe 99. Inizio sprint dei biancorancio, che subito si rendono pericolosi. Traversone profondo, Pirazzi controlla d'esterno, resiste alla corazzata avversaria e mira sul secondo palo, ma Borrelli respinge in angolo. Risposta ospite immediata, in segno da fuori area tenta la conclusione di sinistro, ma il portiere risponde presente. Ancora numero 10 in avanti, con una finta si libera il tiro e calcia, il pallone colpisce la traversa interna e schizza fuori, ma sulla ribattuta il portiere è bravo a sventare il pericolo. Qualche istante ed ecco l'episodio che accende gli animi. Pirazzi, lanciato in aria tutto solo, viene atterrato da un intervento ruvido di Cotani. La tribuna reclama il rigore, ma per l'arbitro è tutto regolare. Al quarto d'ora la palla che potrebbe sbloccare il match è sui piedi di Tortora, che in scioltezza buca la rete, ma il fischio inesorabile annulla tutto per fuorigioco. Il gol è nell'aria, traversone di Giovanni, contatto sospetto al limite dell'area, ma è lesto Semprini a trovare l'angolino. 1-0 e vantaggio meritato per i padroni di casa. La Lazio però non ci sta e allo scadere del primo tempo trova il pari. Azione personale di Calosci, che salta il difensore e tira ad incrociare. Il portiere respinge incerto e il pallone finisce in rete. 1-1. La seconda frazione di gioco è tutta di marca biancoceleste. Bezzicchi è rientrato in area tu per tu con il portiere e viene fermato dall'intervento di Giovanni, che gli sporca il tiro. Gli ospiti spingono sull'acceleratore, ancora con Bezzicchi che da piazzato mette un pallone teso in area che Bartolomeotti respinge in tuffo. Al 20° del secondo tempo Giovanni sbaglia il retropassaggio, ne approfitta Bezzicchi, cross basso per Ledda che da due passi si divora il gol del raddoppio. Dopo 6 minuti l'Aprilia fa capolino. Direttamente da calcio d'angolo, Iannucci di testa colpisce il palo. Allo scadere, Pirazzi commette fallo a centrocampo. Su battuta di Zampa, Bartolomeotti buca l'intervento. La sfera si stampa sul palo, ma Bezzicchi rapace realizza il gol del vantaggio. In pieno recupero, l'ultima occasione capita sul piede di Alivernini, ma il pallonetto termina di poco alto sopra la traversa. Con questo è tutto, non basta l'ottimo primo tempo dell'Aprilia. La Lazio esce nella ripresa e si porta a casa 3 punti. Oggi abbiamo fatto, secondo me, un'ottima prestazione, al di là di 2 episodi che poi hanno condannato quanto di buono abbiamo fatto. Un applauso all'Aprilia, ma anche al secondo tempo della Lazio, perché ha fatto qualcosa di importante.